Ma lo trovo sicuramente interessante, in quanto appunto vi partecipo per la terza volta e quindi secondo me è un campionato molto molto interessante. Beh, indubbiamente, anzi pensavamo che fosse un problema di sponsor, che sei sempre in questo campionato ti sei proprio affezionato. No, diciamo che corro per Peugeot e per fortuna sono un pilota pagato. Pilota ufficiale, esatto. È proprio il campionato stesso, che è un campionato diciamo a stesso livello dell'assoluto e che non ha niente da invidiare a questo. Indubbiamente è proprio così. Certo, è molto combattuto, ci sono diverse case, diversi piloti. E nonostante io abbia vinto due volte c'è molta incertezza. È vero, è proprio vero. Senti invece Renato, ti volevo proprio parlare di questo campionato dal punto di vista del calendario. Allora, parte da quella che è stata l'ultima gara, è partito il Rally del Gargano e finirà con una novità con Rally Samantino di Castrozza. Allora, come ti sembrano queste 10 gare? Ma quest'anno appunto finisce con San Martino di Castrozza, che lo sottolineo perché è il rally di casa mia. È vero. È un rally molto importante, ha un trascorso importantissimo. Il campionato in 10 gare offre ai tifosi, alla gente, molte più occasioni per vederci e a noi stessi molta più incertezza, in quanto in 10 gare non serve vincerne poche, ma bisogna essere sempre competitivi. Grazie Renato Travaglia e adesso torniamo a Foggia, torniamo al Rally del Gargano.